Spesso infezioni delle piante con cancri che deteriorano i tronchi poi abbattuti dalle raffiche di vento, ma non solo, anche il pochissimo spazio per alberi imponenti costretti in aiuole piccolissime. Gli alberi dentro Lecce continuano a cadere. Sì, gli alberi del Denso Lecce, diciamo, come anche quelli, diciamo, il verde urbano di tante altre città, pagano una serie di, diciamo, di problematiche. Una, diciamo, in ingresso di impostazione, perché urbanisticamente non è mai stato previsto, diciamo, nella città uno spazio adeguato per gli alberi, per cui troviamo alberi che si trovano in buche di molto spesso inferiori a 1 metro per 1 metro per 1 metro profonde. E quando ovviamente, diciamo, arrivano un po' a maturità, diventano più grandi, e magari il tronco del pino che ha sviluppato 1, 2 tonnellate o anche più, diciamo, a livello statico troviamo una base, la radice, che non è adeguata a sostenere, diciamo, le oscillazioni dell'asta principale dell'albero. Poi a questo si associano, delle problematiche che ci sono spesso di cancri a livello della base dell'albero, perché magari il buco era troppo stretto, l'albero crescendo si è, diciamo, scontrato con la mancanza di spazio, alcune parti possono andare incontro a morte e quindi poi il legno perde, diciamo, la sua capacità di tenuta. Ci sono delle soluzioni che possono essere applicate e sradicare tutti gli alberi, ecco. Beh, questo, diciamo, sono cose che vanno valutate caso per caso, cioè bisogna vedere le situazioni albero per albero per capire quale soluzione può essere la più idonea.